Sarà un video molto difficile. Mio, mai fai una roba del genere? Ah no? No. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo le ginnaste di CSB e oggi faremo una cosa molto complicata. Allora, praticamente è andata su Pinterest e ha digitato, cos'è, tipo seguiamo l'oroscopo. Ma è vero? Ma cos'è che hai scritto? È l'oroscopo. L'oroscopo? Eh sì. Vabbè. Perché non mi E le sono uscite tipo delle immagini con il trucco dell'occhio in base al tuo oroscopo. Quindi io sono Toro, lei Gemelli, quindi andremo a seguire questa cosa. Esatto. Faremo sia gli occhi che le labbra. Ci siamo ispirati a due oroscopi diversi, lei uno, io un altro, perché non ce n'era uno che piaceva a tutte e due. Allora, aspetta, facciamo vedere prima il mio. E ora il mio. Allora, iniziamo dalla base, che la base non c'è, ma facciamo un filo di base perché... Abbiamo idratato bene la pelle, vero? Io metto la crema tutte le mattine. Anch'io. No, io sono seria. Io no. Sì. Sarebbe figo avere un qualche sponsor di trucchi, di make-up, che cambia le cose. Il mio sogno. Sono ancora un po' bagnatini. Avvicinare un po' lo specchio perché non vedo niente. Allora, praticamente l'altro giorno ho lavato i pennelli perché non li lavo mai. Cioè, nel senso, non li lavo mai. Mi dimentico sempre di lavarli. L'altro giorno mi sono ricordata di lavare i pennelli. E sono ancora un po' bagnati. Devo comprare un correttore nuovo. Voglio comprare quello di MAC. Ah, e poi dovrei comprare una cipria in polvere libera. Io ce l'ho. Posso usare la tua? Sì. Questo correttore è bellissimo. Il mio? No. Il mio sì, è bellissimo. Fissiamo il tutto. Ho quella di NARS, se vuoi. Di là nel mio cassettone. Non c'ho voglia, uso questa. Ho un problem. Beh, effettivamente. Prima vado a togliere il correttore in eccesso with the SpongeBob. SpongeBob? Sì. Sponge? Povero... Bob. È vero, non ci ho mai pensato. Che SpongeBob. Quindi SpongeBob si chiama Bob. Posso usare il tuo pennello per la cipria? Sì. Grazie. Blush. Io ti rubo i pennelli perché i miei sono bagnati. Sono bagnati? Sì. Li ho lavati l'altro giorno. Sì, ma i miei pennelli ci mettono la notte ad asciugare. E i miei no. I miei sono tarocchi. Non so se è la luce, ma non capisco se l'ho messo o meno. Sì, mi sembra di sì. Non fare come me, che poi ne mette sempre un quintale e non se ne accorge. Io metto questo. Poi, sì, infatti mi sa che... Vabbè. No, non col mio pennello che c'è sul mio. Ne uso solo uno. Sennò poi diventa... pescatino al posto che rosa. È bagnato? Leggermente. Fa sentire. Dai, va abbastanza. Quindi si mesce un po' acciuga colpa sua. Io direi di iniziare. E ne ho messo un quintale. Lo vedi? No. Mi sì. Posso vedere la foto? Così almeno sì. Ho un riferimento. Ma perché io sono così? O ne metto un quintale, allora, o non lo metto. Partiamo con... Non ci sono le vie di mezzo, giusto? Ok. Un po' sul nasino. Diamogli un po' di colore a questo povero naso. Sarà un trucco bello carico, mi sa. Il primer. Emma, spero solo di non rovinare tutto con l'eyeliner. Okay. Essendo che... Cambio pennellino un po'. Dopo devo fare l'eyeliner e io non sono capace di fare l'eyeliner, vado a mettere lo scotch. Io no, perché non è ben definito, guarda. Al massimo poi sfumo un pochino. A posto. Ai ai.
Mi fa ridere perché io ho uno specchio grande quanto la mia faccia e lei ha uno specchio grande come, non so, il mio pollice. Ho ucciso un uomo con questo pollice. Con questo pollice. Ok. Allora, oh, no, ho messo uno più su, uno più giù. Io non so cosa devo fare. Il mio telefono. Allora, ho un colore di transizione. Non rimembro. No. Ah, che male. Non ce l'ho. Prova. Ah, no? No. Fa vedere. Però le vado a mettere uno chiaro. Non ce l'ho, devo seguire la foto, ma faccio di testa mia. Esatto. Allora, io non so da che parte iniziare. Io sì. Dici di iniziare dalla parte scura, poi man mano vado dentro. È la stessa domanda che mi sono fatta esattamente adesso. No, io secondo me è il chiaro al scuro. Dal chiaro allo scuro? Sì, perché sennò macchi l'interno poi. Hai ragione. Tu sei una ragazza molto intelligente. Quindi cat crease. Mi serve il giallo? Eccolo. Allora io sto facendo la cat crease. Perché così almeno i glitter stanno lì e non se ne va. Devono stare lì e loro decidono di andarsi. Ti pare normale? Vado. Prendo l'oro. Un'altra storia. È tutta un'altra storia. Sì, devo mettere. Ok. L'arancione. Adesso quando andrò a sfumare probabilmente farò paura, però fa niente. Allora, non capisco perché da una parte mi sia venuto meglio che dall'altra. Dite che va bene? Ti piace? Sì. Dici che manca un po' di arancione? Aspetta. Aspetta one moment. Mi sa che io devo mettere l'eyeliner adesso. Mi sa proprio che è il momento dell'eyeliner. Ma già! Ah, dopo lo faccio. Dopo faccio il sotto, sì. Allora, ombretto nero. Aiuto. Questa sì che è una delle cose che mi spaventa. Perché con l'ombretto nero subito, cioè si può fare subito un disastro. Allora, adesso faccio un casino. Sicuro. Vabbè, vediamo, tiro fuori tutti i pennelli, poi sceglierò al momento. Ah, ho trovato. Emma, mi dispiace. No. Emma, mi serve questa. In una posizione comoda. Che mi vedevo. Verrà tipo effetto pugno nell'occhio. Adesso togliamo lo scotch, vediamo il casino che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto. Scusate. Ma ho paura. Anch'io. Cosa devi fare? Lascia perdere. Non vedo. Arrivo. Ovviamente, no? Uno dice bene, l'altro dice no. Classico. Stai mettendo l'eyeliner? Sì. Questa che anch'io la sento. Guardate. Bene, male. Bene, male. Boh, vediamo cosa ne uscirà. Soprattutto perché adesso eyeliner. Aiuto, aiuta. Ok, allora a questo punto
C'è un casino sul tavolo, non ci capisco più niente. Devo riprendere Viola. Adesso voglio sapere se sono l'unica al mondo ad avere gli occhi diversi. No, spiegatemi perché. Poi ho il verde, verde, devo prendere la palettona 111 gigantermine. Oh, facciamo un po' di spazio. Secondo me poi questo trucco non avrà lo stesso effetto di quello della foto, perché io non ho gli occhi azzurri. Aiuto! Devo fare la puntina interna. Ma posso usare la tua penna? Che è un po' più stabile la cosa. Devo ripassare l'eyeliner. Dai, non sta uscendo male. Credo. Devo pulirlo al centro perché sì. Ora ti passo il pennellino. Poi, comunque, stavo guardando prima che non capisco se ci sia una matita nera o cosa. Secondo me sì. Non so se metterla nera o viola, ma non è proprio viola, è più un lilla. Lilla. O no? Vado a mettere quella mia. Credo proprio. Lì sì. Poi io uso sempre gli eyeliner, quelli in penna così, perché questi di eyeliner ti serve ancora l'eyeliner? Quelli con il pennellino. Aspetta che sto parlando. Quelli con il pennellino non riesco a metterli perché mi... Io solitamente sì, ma per fare quella cosa che c'è in centro. Un pataccone con le ciglia, cioè le ciglia diventano una roba unica per colpa dell'eyeliner. Non quello in penna, quell'altro. Ma non riesco. Come faccio? Ok, quindi devo mettere la matita sotto. Ma sai che sono felice di quello che ho fatto? Non me l'aspettavo uscisse così bene. Insomma, poi mascara. Questo è il mio mascara preferito. Sì. Vero? Ah, sono cieca. Matita. Poi, già avevo gli occhi rossi. Mi sono infilata l'eyeliner nell'occhio e mi è diventato un occhio tutto bordeaux. Facciamo che metto il mascara, va? Seconda passata. Quello è il mio mascara preferito, ma mi è finito. Sapete che io il mascara non lo so mettere perché ho tre ciglia in croce e si appiccicano ogni volta. Quindi si fa quel che si può. Cos'è che mi manca? L'illuminante e vabbè, poi il rossetto. Illuminante qua. Adesso aspetto la Giada per mettere il rossetto. Bravo, quasi finita. Intanto ditemi che ne pensate. Poteva essere molto peggio. Questa roba mi dà fastidio. Quello è il mio mascara? No. Ma tu hai detto che tu hai finito? Guarda, il mio questo è secco, però lo uso per separare bene le ciglia, perché ha delle belle setole. Secondo me non è venuto così male. Ti guardami. Vieni. Chiudi. No? Non è un no molto convinto. È venuto bene? Sì. Non crede mai. Quindi, ora invece quello delle labbra è lo stesso. È questo qui.
Sì, tu questo, io questo. Ok, abbiamo cercato più o meno gli stessi rossetti della foto, però ovviamente non saranno proprio... Oh mamma, non ho mai messo un colore quelli... del genere, non so cosa ne uscirà. È bellissimo quel colore, sì, mi piace da morire. Anche perché io metto sempre i soliti colori, tipo rosso, rosa, tendente al rosso, tutti quei colori lì, e quindi poi quando vado a mettere altri colori... Io invece i rossetti non posso metterli quelli... chiari chiari, sembri morta, o quelli rosa chiari comunque, e ho tipo blu nero ovunque. Io l'ho spraccicato un po' in giro, quindi vado, vai. Tralasciando il fatto che il rossetto non lo metto mai, faccio ridere così, guarda. Guardate che sì, bello. È bellissimo! Infatti, avevo un sacco di rossetti, non so se vi ricordate in quel video proviamo i rossetti di Emma, cioè ancora andate a vederlo se non l'avete ancora visto. Avevo un sacco di rossetti e invece adesso mi sono rimasti 3 rossetti in stick e 2 rossetti liquidi. Perché tutti gli altri li ho regalati, o sì, li ho regalati, non ne ho buttato neanche uno, li ho regalati tutti perché non mi piacevano più, mi sono accorta che mi stavano male. Comunque questo rossetto con questo trucco non c'entra assolutamente niente. Mi piace tantissimo questo rossetto. Anche a me, è bellissimo. Questo rossetto l'ho comprato la prima e ultima volta che siamo andati a Milano. Ci siamo scandalosi, raga. Cioè, dovete sapere che in 5 anni che siamo qui a Milano ci siamo andati 2 volte. Una volta per mangiare la pizza, una volta per fare shopping. A mangiare la pizza? Sì, con la Gianna. Ah, sì. E mi piace un sacco questo colore. È di Huda Beauty. Questi sono i look finali. Fai una bella faccia. Difficile con questa faccia fare una bella faccia. Sì, sì, tranquilla. Facciamo una cosa carina. Vi facciamo le foto e ve le mettiamo qui. Attimo. E adesso voi scegliete chi è più fedele alla foto. Esatto, poi se questi look vi sono piaciuti lasciate un bel like, così ne faremo altri. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così vi escono tutte le notifiche quando esce un nuovo video. Di solito escono il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi lasciamo, seguiteci anche su Instagram, che vi lasciamo tutti i nomi in descrizione come sempre. Posso dire una cosa che adesso non c'entra niente? Se c'è un qualche brand che ci vuole prendere per fare di pubblicità, cioè per provare i suoi nuovi prodotti, io sono ben accetta a ricevere tutti i prodotti che volete mandarmi, eh. Ah sì, tra l'altro mi stavo disfando sta roba anche, perché io mi stava dando fastidio. Bella. Ma vero? Adios!